Cari concittadini, buongiorno. Aggiornamento di lunedì 7 settembre. Sono trascorsi 3 giorni da quando abbiamo fatto l'ultimo e ufficialmente al Comune di Taormina non sono pervenute ulteriori notizie. Siamo però in attesa perché ufficiosamente sappiamo ancora di un paio di casi. L'altra notizia importante invece è che ieri è stato emanato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sostanzialmente proroga le stesse misure vigenti fino ad oggi, fino al 30 settembre. C'è qualche ulteriore misura innovativa, si ritorna sulla questione delle mascherine, sempre obbligatorie quando ci troviamo in ambienti chiusi, obbligatoria quando ci troviamo all'aperto ma non siamo nelle condizioni di rispettare 1 metro di distanza, per esempio quando siamo in fila per l'ufficio postale, quando siamo in fila per fare il tampone, quando ci troviamo fuori da qualche negozio nel quale non possiamo immediatamente entrare, oppure quando passeggiamo per strada e c'è un tale assembramento. Per esempio in una piazza dove non siamo in condizione di mantenere 1 metro di distanza. Sono condizioni limite che però vanno in qualche modo attenzionate. C'è questa nuova norma sull'80% della capienza dei mezzi di trasporto pubblico. Attenzione perché 80% si intende rispetto a ciò che è ufficialmente autorizzato, quindi sul libretto di questi mezzi c'è un numero ben determinato di passeggeri, l'80% è ammissibile. Questo ci porta poi al trasporto degli alunni, sul quale stiamo facendo una serie di verifiche e una serie di incontri e di riunioni, perché come voi sapete, tra poco apriranno le scuole e questo naturalmente è una delle tematiche, quella del trasporto in andata e di ritorno dalla scuola. Un'altra informazione, invece, questa molto importante perché, come ormai tutti più o meno sanno, 2 strutture alberghiere di piccole dimensioni e con pochissimi clienti al proprio interno, per puro caso, per scrupolo di uno dei dipendenti, risultato positivo, hanno fatto il tampone a tutti i dipendenti e alcuni di questi dipendenti, tra l'altro non residenti nel comune di Taormina, tranne uno, sono risultati positivi. Precauzionalmente, con l'intervento delle autorità sanitarie e con la consultazione anche con le forze dell'ordine, la struttura alberghiera ha autonomamente deciso di chiudere. E quindi di sanificare le 2 strutture per consentire una riapertura nei prossimi giorni nella più totale sicurezza. Nel frattempo i dipendenti risultati positivi, tra l'altro la gran parte di questi residenti in provincia di Catania, quindi addirittura sotto la gestione di una ASP diversa dalla nostra, che come sapete è quella di Messina. Sono in isolamento, sono sotto controllo, faranno poi un secondo tampone di controllo e secondo le procedure normali che si usano in questi casi. I clienti, sono partiti, ma i clienti che erano in arrivo, sono stati contattati uno per uno e riprogrammati presso un'altra struttura della città. Quindi l'albergo ha chiuso per scelta dei gestori, ma non ha messo in difficoltà coloro i quali comunque avevano prenotato per venire a Taormina, che hanno dovuto cambiare struttura. Poi dal punto di vista economico saranno le strutture tra di loro che regoleranno i loro conti. Questa è certamente una notizia importante perché io penso farà il giro d'Italia o addirittura il giro del mondo. Dire che a Taormina c'è stato un caso di un albergo che ha chiuso perché
i dipendenti sono risultati positivi, alcuni, pochissimi dipendenti sono risultati positivi, naturalmente una notizia che però naturalmente va anche riportata alle sue dimensioni, reali. È gestita nel modo più sicuro con il controllo di tutto quello che è necessario controllare. L'ASP di Messina è stata molto attenta su questo, hanno scritto alla struttura per indicare quali erano le operazioni da fare, tutto quanto è stato fatto secondo le regole. Io spero che questo caso si possa chiudere qui con la quarantena dei risultati positivi e con la riapertura immediata nei prossimi giorni della struttura nella più completa sicurezza. Questo purtroppo è un caso che può accadere ancora anche in altre strutture perché stanno aumentando il numero di tamponi che si fanno. Ripeto, come in questo caso è stata una casualità, nel senso che un dipendente ha pensato di farsi il tampone, non aveva ragione di farlo, ma lo ha fatto. E questo naturalmente ha rivelato una positività che non si sarebbe mai manifestata. Va detto anche che sono tutti asintomatici, quindi persone normali come tutti noi, che non hanno nessun sintomo.